presentazioni il professor Gambino, prorettore dell'Università Europea di Roma, ordinario di diritto privato e presidente, presidente della Italian Academy of Internet Code, quindi direi una delle maggiori autorità in materia sia di internet. Poi ho trovato su Wikipedia, professore, la curiosità dell'aver sdoganato, o meglio lanciato il tweet come immediata informazione giornalistica, perché sarebbe partita dal suo tweet la notizia della morte del presidente Scalfaro, che avrebbe spiazzato i giornalisti proprio per l'immediatezza della notizia, della diffusione della notizia. Quindi eravamo nel 2011, quindi già l'utilizzo, diciamo, di questi strumenti trovava impreparata la stampa, ma preparati i giuristi. Quindi questo è una cosa, devo dire. Quindi possiamo cominciare con la sua presentazione, e intanto la ringrazio per essere qui con noi. Grazie. Grazie, sì, quel tweet era del gennaio 2012 ed era legato al fatto che sì, quell'evento capitò di domenica mattina, essendo io all'epoca vicino in quanto consigliere al Senato, me la sentì, ecco, di dare la notizia, perché una certa lentezza legata al cerimoniale tipico degli presidenti emeriti avrebbe poi portato a far uscire quella notizia magari attraverso soggetti non ufficiali. Allora ho preferito darla in un certo modo anche molto affettuoso, vista la vicinanza. E aggiungo questa Italian Academy of the Internet Code, che giustamente Rino Sica rivendica anche la primazia insieme al sottoscritto, è una iniziativa che nasce da un gruppo di ricerca universitario, stato vinto ormai un po' di anni fa un PRIN, progetto di ricerca di interesse nazionale finanziato dal Ministero della Ricerca Scientifica Italiano, che era proprio su questi temi, la tecnologia dell'informazione e della comunicazione come strumento di abbattimento delle barriere culturali, economiche, sociali, Horizon 2020, quindi progetti di ricerca orientati su temi sociali, la ricerca non più rinchiusa nella stanza d'avorio dei dipartimenti universitari, ma con una necessaria ricaduta tangibile sulla società, altrimenti non vengono finanziate le ricerche ormai, ed è anche giusto per certi versi. E quel tipo di ricerca invece è stata ampiamente finanziata, ampiamente nel senso, essendo una ricerca giuridica, ha avuto una somma che è bene coerente con quel tipo di ricerca. Finita la ricerca, che ha coinvolto 7 atenei, 130 professori, eccetera, 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 si è creata come se fosse uno spin-off, se non altro l'Accademia non ha finalità però di lucro, e si è creata questa Accademia per il codice di internet, dove il codice è il code, l'algoritmo, quindi non la raccolta, la rassegna legislativa, ma è la regia che c'è dietro la rete. Quindi giuristi, ingegneri, informatici, abbiamo aggiunto anche politecnici a questa nostra expertise, che disegnano gli scenari del governo del web, e quindi da lì poi c'è anche un sito internet che è legato a una rivista di diritto, mercato e tecnologia, DMT, che quotidianamente dà notizia delle varie ricerche che sono poste in essere, ed è questo appunto il logo che individuate in alto. Entriamo nello scenario, potremmo anche dire, dell'architettura normativa sulla quale si va a dipanare il nostro corso. Costituzionalisti lo sanno bene, qui ho Giuseppe Colavitti, che è raffinatissimo da questo punto di vista. La nostra Carta Costituzionale non ha un riferimento esplicito alla definizione di privacy, un po' bene che non lo abbia, perché privacy non ci appartiene come nomenclatura,
un po' perché ha dei, potremmo dire, temi apparentemente più alti, e un po' perché ricorre adesso il 70° anniversario, quindi non sfugge a nessuno che è nel 1° gennaio del 1948, quando è entrata in vigore, certamente eravamo ben lontani da questi temi. Anzi, eravamo nell'ambito di una fase che sarebbe diventata di ricostruzione industriale, quindi anche tutta la tutela dell'utente consumatore era ancora molto lontana da giungere. Quella è emersa quando, un po' appagati dallo sviluppo e da un maggior benessere, dal primo vivere di cominciare a lavorare si è passata anche alla identificazione di alcuni diritti che siano un po' lo strumento di attuazione della propria personalità, ed è evidente che questo è un grado successivo alla fase precaria del dopoguerra, in cui in realtà il tema ovviamente non era ancora legato a una realizzazione della personalità. E tuttavia la giurisprudenza italiana lo ha sempre ritenuto presente implicitamente in tante norme, l'articolo 2, l'articolo 3 della Carta Costituzionale, sono quei principi fondamentali che, ed è qui importante ricordarlo, molti costituzionalisti dicono che siano intangibili, che addirittura una modifica di questa parte della Carta Costituzionale implicherebbe un sovvertimento della natura dello Stato stesso, e quindi non sarebbero modificabili, servono addirittura appunto a cambiare il nostro ordinamento. Quindi il fatto che si aggancino per la nostra giurisprudenza costituzionale ai diritti inviolabili dell'uomo, alla dignità sociale, all'eguaglianza e ai principi, potremmo dire, sacri su cui i costituenti hanno poi fondato le fattispecie costituzionali successive, c'è evidentemente una visione lungimirante, perché questi dibattiti ovviamente sono precedenti al web, di quello che poi di lì a poco sarebbe diventato lo scenario dell'informatica. L'articolo della Carta Costituzionale legato alla privacy, e in particolare secondo Corte Costituzionale 38 del 73, proprio l'articolo 2 sui diritti inviolabili dell'uomo. Già Rino Sica ci ha spiegato che si passa dal right to be let alone come una sorta di guscio all'interno del quale non impenetrabile, non possono entrare estranei, a invece questa visione propulsiva, dinamica. Oggi va molto di moda il tema dell'autodeterminazione, potremmo dire in qualche modo un'autodeterminazione informativa, ma insomma queste sono poi frasi un po' slogan. E il documento dell'Unione Europea, particolarmente importante, dell'Unione Europea in quanto poi successivamente è entrato nel valore costituente degli atti comunitari, è proprio la Carta dei diritti fondamentali, dove invece qui entra in gioco il riferimento alla protezione dei dati. C'è anche in questa norma, la Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, che con Lisbona entra dentro il trattato dell'Unione Europea, una dinamica anche qui, diciamo, espansiva, legata al rispetto della vita privata e della vita familiare, che è stata anche dai giudici interni ai singoli ordinamenti. Qui ormai è noto il meccanismo che anche le fonti europee sono applicabili direttamente nella giurisdizione interna, c'è poi il vaglio della Corte Costituzionale che è una sorta di equilibrio, le ritiene applicabili come la Carta Costituzionale, e però tuttavia il giudice ultimo rimane la Corte Costituzionale, quindi si è trovato questo contemperamento di consentire anche ad altre fonti di entrare in nostro ordinamento, lasciando però arbitro la nostra Corte nel verificare la portata, il contemperamento, il bilanciamento anche con i principi interni al proprio ordinamento.
e la vita familiare e la vita privata sono sempre stati dalla giurisprudenza interpretati anche in un'ottica attiva, non solo di difesa. Tante sentenze fanno intendere che sono proprio collegati allo sviluppo del proprio essere, della propria personalità. L'espressione del testo è vita privata e familiare, poi talvolta le corti hanno un po' creato questa figura della vita privata familiare, andando talvolta a privatizzare anche la sfera familiare, su cui invece c'è tutto un dibattito molto più ampio sulla sua caratteristica, discendendo e dando vita ad uno status che evidentemente non ha i crismi tipici dei rapporti orizzontali che ci ha ricordato Rino Sica, cioè il diritto dei privati. E sulla protezione dei dati l'articolo 8 afferma tre principi: il diritto alla protezione dei dati, quali sono i principi fondamentali di tale protezione, e qui l'autorità indipendente che ne controlli l'attuazione rispetto ai principi. Questo è un tema interessante perché sul, potremmo dire, l'archetipo di una indipendenza di autorità, beh, qui i giuspublicisti si sono cimentati ampiamente, è la funzione, è il meccanismo di nomina, è l'indipendenza dei soggetti che ne fanno parte, e in qualche modo la terzietà rispetto a quella tripartizione tipica dei poteri dello Stato. Non sfugge a nessuno che a rigore nella nostra Carta Costituzionale non c'è un quarto potere, non esistono le authorities, e questo forse è il vulnus maggiore di tutto il discorso che stiamo facendo, perché il grande limite è che nel momento in cui queste authorities non sono codificate in una carta costituzionale risentono un po' del potere esecutivo, un po' del potere legislativo, un po' meno del potere giudiziario, ma certamente i primi due incidono fortemente sulla indipendenza anche nei meccanismi di nomina. Tra l'altro le tante authorities che abbiamo in Italia, purtroppo anche dagli ultimi sviluppi, parlo del settore bancario e finanziario, non hanno dato una prova particolarmente edificante, quantomeno come immagine pubblica. Ecco, non voglio entrare nel merito poi della vicenda tra Consob e Banca Italia, ma certamente almeno chi tra noi sente i dibattiti su Radio Radicale rimane coi brividi ad ascoltare anche un certo approccio dei funzionari a temi che dovrebbero invece garantire il massimo della trasparenza, della garanzia, della terzietà, perché riguardano gli interessi di tutti. E però è sintomo di quanto poi queste autorità siano davvero indipendenti, ci casca dentro anche il garante per la protezione dei dati personali, che ripeto, non i singoli esponenti, ma i meccanismi che portano questi soggetti a dover essere oggetto di una garanzia che ci è richiesta espressamente. E l'altro riferimento è il diritto all'integrità della persona, dove l'integrità notoriamente non è soltanto quella fisica, ma anche quella psichica. L'integrità della persona sempre di più comprende anche la proiezione della propria persona. Non è soltanto l'antica teoria dei diritti della personalità, che per alcuni dei nostri colleghi maggiori non aveva diritto di esistenza nel nostro ordinamento. Ricordo in particolare Santoro Passarelli, come insomma aberrazione parlare di diritti della personalità. C'è la persona, ci sono le cose, la personalità già è una svendita di alcuni diritti intangibili, quindi rifiutava la categoria diritti della personalità. Eppure certamente la proiezione del proprio essere fisico, psichico, della propria fisionomia, del proprio carattere, è ormai assunto una dimensione nella percezione collettiva talvolta superiore a quello che effettivamente è, e quindi ognuno di noi ci tiene anche a quella che oggi si chiama web reputation, non solo quello che davvero siamo, che spesso è distante da come appariamo, probabilmente
volta sembriamo migliori di quelli che davvero siamo, però ci dà molto fastidio quando invece sembriamo peggiori da quello che le persone sanno che noi siamo. E quindi c'è questa dimensione relazionale che spesso è legata un po' a questa maschera di una propria fisionomia che è la proiezione della reale essenza di ciascuno di noi. Sicurezza sociale, assistenza sociale, diciamo, non sono proprio in termini la radice della privacy, però è un po' lo scenario, qui evidentemente è legato più alle fragilità, all'esclusione sociale, però il tema dell'esistenza dignitosa rimane un cardine della centralità della persona al centro dell'ordinamento, quindi non è certo il 34,3, non è fonte, ma restando fedeli al metodo giuridico dove i principi generali non discendono dalle norme, ma i principi generali sono norme che indicano alcuni principi, i quali, ritrovandosi anche in altre norme, tutti insieme danno luogo al fatto che questi principi siano generali. E purtroppo il metodo interpretativo mi spesso ha portato a intravedere invece dentro la singola norma un principio generale. Non esiste in una singola norma un principio generale. Il principio generale, se si desume da più norme diverse e anche in parti diverse dell'ordinamento, quindi in questo senso è interessante vedere anche norme che non sono direttamente afferenti alla nostra materia, questo per rimanere fedeli al canone ermeneutici delle disposizioni generali del codice civile. Come si arriva al regolamento? Questo è un po' lo sviluppo europeo, l'itinerario che ci è verificato. Qui ovviamente i provvedimenti poi sono due, il regolamento e la direttiva. Tra l'altro questo corso in maniera ineccepibile è proprio concentrato sulle due fonti, uno più legato ai temi della sicurezza, del trasferimento, delle vicende che riguardano anche dati particolarmente sensibili, regolamento invece in chiave generale che poi sappiamo si attua direttamente all'interno degli Stati membri. Nella proposta di regolamento sostitutiva della direttiva 95-46 e appunto l'altra direttiva, quella indirizzata alla regolamentazione dei settori di prevenzione, contrasto, repressione dei crimini e all'esecuzione delle sanzioni penali, che sostituisce la decisione 977-2008 della Comunità Europea. L'accordo sul testo del regolamento e della direttiva avviene nel 2015, quindi stiamo parlando di 3 anni fa, a proposito di quell'obsolescenza, no? Gli accordi, addirittura è passato un triennio, quindi potete capire come il percorso europeo ha istituzionalmente dei limiti temporali legati al fatto che c'è una compartecipazione tra più soggetti, e questo in fondo è stato anche il progresso dell'Unione Europea. Un tempo era solo la Commissione, adesso c'è il Parlamento, c'è anche in qualche modo il governo degli Stati e c'è anche, non si può negare, la fase propositiva che è legata anche a un'attività di lobbying all'interno del Parlamento stesso, della Commissione in particolare. Questo è codificato dentro l'Unione Europea, in Italia non lo è, comincia a essere solo in parte, però questo è importante perché il processo legislativo inizia con un interesse che normalmente non è un interesse istituzionale, ma un interesse sociale, economico, culturale, il quale si propone all'interno di uno dei 28 dicasteri dell'Unione Europea, della Commissione Europea, 28, chissà, 27, vedremo a breve che succede, e all'interno non incontra il commissario, incontra il funzionario che è preposto a quel settore. E quindi, diciamo così, la politica, l'istituzione sta un passo indietro rispetto a questi interessi. Ed entra poi in un secondo momento, quando però i testi già sono stati redatti. Poi certamente il potere di veto, di modifica, di sconvolgimento di un testo, però tutti noi sanno, chi partecipa ai processi legislativi,
e che chi scrive il primo testo c'ha sempre una marcia in più rispetto agli altri, perché riesce in qualche modo a indirizzare quantomeno la ratio che c'è dietro quel testo, tant'è che se poi un testo viene completamente estratto, poi viene ritirato, viene presentato, se va a rinnegare le radici, le motivazioni del testo stesso. La plenaria del Parlamento Europeo il 14 aprile ha adottato i due testi e la pubblicazione del 4 maggio 2016. Il 5 maggio entra in vigore intanto la direttiva, il 24 maggio il regolamento, che poi verrà ad applicarsi in via diretta adesso parli di un po' tre mesi, diciamo. Sono interessanti i cosiddetti considerando delle fonti europee, perché proprio quella natura che ho disvelato, ma che sono segreti di Pulcinella, e cioè che dietro ci sono interessi che portano a una serie di mediazioni, si comprendono meglio attraverso la lettura di considerando, perché considerando è come potremmo dire un outing che viene fatto dal legislatore, in cui spiega preliminarmente poi perché si ritroverà. No? A volte si contraddicono. E a volte si contraddicono proprio perché, poiché la norma e il testo della disposizione, considerando non è norma, però a livello interpretativo ha una sua valenza. E quindi con questo gioco tra norma che deve essere evidentemente l'oggetto della mediazione, perché poi è quella che il giudice va ad applicare, ma il considerando può far entrare dalla finestra qualche cosa che politicamente meritava di entrare, magari non è entrato nella disposizione, quindi in via interpretativa, in caso di conflitto interpretativo, ecco che il considerando aiuta a spostare la lettura verso quell'interesse che invece non era confluito nella normativa stessa. Sicuramente questi passaggi di tecnica legislativa però sono senz'altro interessanti nella fase poi di crisi del rapporto della patologia, della giurisdizione, cioè tutto privacy by design, by default, è tutto molto bello, però poi bisogna mettere in conto che possono esserci dei contenziosi, e tra l'altro dei contenziosi che certo c'è il garante, ma potrebbero anche invece finire davanti a un'autorità giudiziaria ordinaria, la quale comunque quei poteri, se vuole, se li prende tutti. Allora, il passaggio che qui ho un po' segnalato in eretto, la tecnologia, la globalizzazione, le nuove sfide, insomma, tante belle cose, ma è molto interessante il passaggio sulla tecnologia che consente alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali come mai in precedenza nello svolgimento delle proprie attività. Le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che riguardano. La tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali. E qui c'è un tema che poi viene esplicitato ancora meglio anche in altri considerando, e insomma che questo dato personale, in maniera un po' asettica, distaccata, senza troppi moralismi, ci si rende conto che è un dato che riguarda l'economia. Certo, intriso della nostra personalità, di quella proiezione di noi stessi, però a un certo punto ha un suo valore economico, e con sano realismo il legislatore europeo ne prende atto e quindi lo considera anche, l'espressione non è bella, merce. E dopo il 1995, questo per dirvi che cosa è successo poi prima del regolamento, anche qui Rino giustamente osservava il modo diacronico il percorso legislativo, e che noi abbiamo avuto altre direttive e provvedimenti che riguardavano anche la privacy, ma erano settoriali, di settore, quindi non norme di sistema. Perché mancava una norma di sistema? Queste fonti, poi eventualmente io vi lascio anche le slides, perché probabilmente può essere utile avere il dettaglio delle norme, anzi già le avete perché le ho trasmesse ai vostri uffici. Perché in realtà si è lavorato sui settori e non invece sullo scenario? Intanto perché l'Europa ancora oggi, ma ancora più un po' di anni fa, marciava disunita. Pensate solo al tema della Grecia,
Noi abbiamo paesi che oggettivamente avevano una marcia di tipo sociale, talvolta anche culturale, anche una matrice valoriale di riferimento che ha portato ad avere delle condizioni culturali, economiche e sociali profondamente diverse. E quindi in alcuni contesti normativi di paesi membri dell'Unione Europea un discorso del genere era troppo sofisticato. E perché anche lì c'era un altro primum vivere, come un po' l'Italia del dopoguerra, che dei folli a parlare di riservatezza. Ciascuno avrebbe venduto la propria riservatezza per recuperare una dignità sociale vera attraverso il lavoro. E in alcuni paesi non siamo molto lontani da quel momento storico e non lo siamo stati soprattutto negli anni precedenti a quelli attuali. Quindi primo tema, prima barriera era legata ai singoli ordinamenti, ordinamento non soltanto al giudizio giuridico, ma tutto sociale, culturale, l'ethos di quei singoli popoli che rappresentavano oggettivamente una barriera all'ingresso di alcuni temi che erano probabilmente un troppo rispetto a quella che invece era un livello di valorizzazione delle persone all'interno di quegli ordinamenti. E poi c'erano i paesi entranti, potremmo dire ancora peggio, nel senso che una serie di paesi che del resto se non erano entrati era anche per motivi economici, no? Non erano legati al benessere. E quindi a maggior ragione potevano diventare addirittura una barriera per impedire, pensiamo all'est Europa, che oggettivamente risentiva di un'arretratezza legata a un sistema politico che aveva per certi versi bloccato lo sviluppo di quei paesi. E quindi questa normativa, tanto più lo strumento del regolamento, quindi immediatamente attuativo all'interno dei singoli stati, era una barriera anche per i paesi entranti. E poi questo è stato già detto, il restyling, per modo di dire, è che con una tecnologia che ogni giorno cambia, non è un semplice restyling. Anche lì, giustamente, il testo unico rispetto alla norma di legge originaria. Voi sapete che il testo unico talvolta è uno strumento per non soltanto identificare una terminologia più corretta, più avanzata, più lineare, ma talvolta si toccano alcuni aspetti che a rigore non potrebbero essere toccati perché ci sarebbe un eccesso di delega rispetto a quel testo, tant'è che si fa la distinzione tra testo unico e codice, quando invece c'è una delega piena e la possibilità di introdurre anche qualche normetta nuova. I testi unici sono una raccolta di norme già esistenti che hanno appunto un vero e proprio restyling, non hanno invece una modifica sul piano dei contenuti, però ecco, ogni tanto ci sono dei passaggi che forse anche in modo necessario adeguano non soltanto la parte estetica ma anche alcuni aspetti contenutistici. Il tema di fondo è stato in particolare quello che si voleva andare verso il regolamento, e questo è giusto perché effettivamente la necessità di creare un contesto uniforme su temi alti, quel famoso radicamento della Carta Costituzionale, significa anche, e anche qui i costituzionalisti ci aiutano, che talvolta le carte parlano di cittadini e talvolta soprattutto parlano di persone, di individui, di esseri umani, e lì c'è poco da fare. Le carte poi non tengono dentro i confini da un punto di vista dello status della cittadinanza, e quindi sarebbe paradossale su un tema così alto che si realizza su alcuni diritti fondamentali che poi ci fossero stati paesi con velocità diverse su temi legati a diritti fondamentali, e abbiamo detto, in base a quel considerando non particolarmente innocente, che mercificano anche aspetti legati alla propria persona. E quindi a maggior ragione un'uniformità diventa presidio di garanzia per evitare zone grigie. È bianco, tutelatissimo, è nero, vietatissimo,
E quello qui grigio bisogna disciplinarlo in maniera molto analitica, in modo da non andare contro invece il cuore della tutela, che riguarda effettivamente un diritto inviolabile della persona. E poi ci sono stati anche alcuni casi giurisprudenziali particolarmente importanti. Questo interessa più un altro scenario, sono i rapporti, diciamo, transoceanici, la cultura diversa che viene dal Nord America, dove invece quella, chiamiamola mercificazione, già è uno stato particolarmente avanzato, e in particolare la necessità del controllo anche pubblico a livello di geopolitica internazionale ha portato, ricordate la vicenda della Merkel e delle intercettazioni, a entrare dentro dati personali di altri paesi sovrani, che hanno aperto un conflitto enorme fra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. E qui dentro questi sono i provvedimenti poi rivisti che affrontano questo tema, cioè il livello di protezione da assegnare al dato quando esce dai confini nazionali. Il dato esce dai confini nazionali, ma sempre mio, sono sempre io, non cambia, è sempre quella mia proiezione. E dunque la soglia di tutela deve essere la stessa sia che io sia in Italia, sia che io sia negli Stati Uniti. E siccome questi dati viaggiano, nel momento in cui ci sono due soglie di tutela diverse, ne viene meno quella di radice sui diritti inviolabili, quindi un presidio di garanzia maggiore di stampo europeo gli va molto stretto, un presidio di garanzia evidentemente più blando di stampo nordamericano. Questo è questo conflitto e tutto questo discorso che è legato a questi casi. E il regolamento territoriale, infatti, questa è la norma direi centrale, si applica ai dati personali effettuati nell'ambito delle attività di uno stabilimento, poi tra l'altro vedremo come questa definizione di stabilimento è giustamente evanescente. Non è la fisicità di un'infrastruttura, stabilimento è l'operatività di quell'infrastruttura, e l'attività è dov'è il tuo business? Effettuato nell'ambito dell'attività dello spegnimento da parte di un titolare di trattamento, di un responsabile del trattamento dell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione. Questo è il cardine di tutto, è il presidio. Si applica anche se si sta trattando il dato fuori dai territori dell'Unione Europea. E ci sta una serie di richiami giurisprudenziali, alcuni molto noti, il caso Google Spain, che era importante il caso Google Spain, non tanto per il diritto all'oblio, l'importante pure quello, ci mancherebbe altro, però proprio per applicarla sta normativa sulla privacy e in sostanza sulle banche dati, perché ancora eravamo all'epoca delle banche dati, no? Perché lì interpretare un motore di ricerca come banca dati è difficile, non è un esercizio da poco. Eppure era l'unico modo per applicare all'aggregatore di dati, e quindi il motore di ricerca, la normativa di tutela dei dati all'interno delle banche dati. Perché non è che ne esista un'altra, esisteva solo quella normativa. E quindi qui tutto il tema legato all'organizzazione stabile, perché il soggetto che era dietro l'aggregazione di questi dati non era spagnolo, non stava in Spagna. E quindi c'è stato il primo passaggio fondamentale, che noi chiamiamo della giurisdizione, della competenza, in questo caso della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, a entrare nel tema e poi entrare su quel tema con il presidio della normativa che tutela i dati personali nell'ambito delle banche dati. Questo è il passaggio preliminare. Portati a casa questi due passaggi, poi dopo si è entrati nel merito, e quindi c'è tutto il tema dell'oblio, del fatto che se quell'informazione ormai non ha più interesse, il caso penso lo conosciate tutti, era quello di
povero spagnolo che è andato a chiedere un prestito in banca, poiché tanti anni prima gli era stato pignorato abbastanza irrisoria, però in termini legali esiste un obbligo di legge di Spagna, peraltro in tanti ordinamenti, di mettere nel sito di quel soggetto pubblico che segue pignoramenti la cronologia di tutti quelli che erano stati in passato, anche anni precedenti, è una sorta di pubblicità legale, che quindi non è che si poteva levare. Il tema non era tanto che fosse nel sito, perché nel sito, se andate, la trovate ancora, il pignoramento di questo poveretto, ma che fosse indicizzato dall'aggregatore di notizie. Perché quella famosa proiezione della propria personalità non è se noi scartabelliamo tutti i siti, perché anzi scartabelliamo tutti i siti, forse troviamo la vera personalità, è uno sforzo disumano, però probabilmente come un mosaico riusciamo a ricomporre la vera personalità del nostro interlocutore. Ma invece quando digitiamo un nome o un cognome nell'aggregatore di notizie, nell'aggregatore personale, nel motore di ricerca, viene fuori una rappresentazione un po' random, un po' casuale, che può dare in pasto a chi fa la ricerca aspetti più negativi che positivi. E poiché se uno va a chiedere credito a una banca le fanno quelle verifiche e lì subito hanno trovato, attenzione, questa persona è potenzialmente insolvente, stiamo attenti, non è affidabile perché ci ha avuto, questo è, per prudenza gli hanno bloccato quella filiera di finanziamento. Giustamente ha fatto ricorso e ha chiesto la deindicizzazione di quel sito. Il sito esiste, ma non viene più richiamato dal motore di ricerca. Infatti adesso, sapete, andate nei motori di ricerca e poi c'è scritto sempre sotto, dopo la ricerca, attenti, che non sono tutte le notizie che avreste trovato 5-6 anni fa. 5-6 anni fa ne avreste trovate molto di più. Ma siccome adesso è uscita questa sentenza a Google Spain, noi le abbiamo ridotte perché in alcuni casi riteniamo che non abbiano più un interesse pubblico queste notizie, in altri casi perché addirittura c'è scritto il titolare di quel dato, diffidandoci dal portare ancora nella indicizzazione del nostro motore quella notizia. Quindi tema interessante, perché le informazioni a questo punto sono incomplete, non sono piene, e però è quel bilanciamento di cui parlava anche Augusta Iannini nella sua introduzione. E questi sono un po' i casi giurisprudenziali. Anche qui nel percorso di avvicinamento a questi principi, in questo caso in particolare dell'organizzazione stabile, esiste il cosiddetto gruppo di lavoro, ex articolo 29, che è proprio previsto dalla norma e che ha proprio dentro come protagonisti i garanti, i loro delegati, i loro rappresentanti. E potremmo dire un momento di brainstorming tra soggetti che verificano, valutano l'adeguatezza, l'implementazione, la verifica, fanno simulazioni, e sono quegli strumenti necessari in quelle norme che risentono dell'aspetto tecnologico. Il nostro legislatore interno ancora non ha inventato un meccanismo normativo che tenga insieme l'aspetto tecnologico, l'evoluzione, e l'aspetto più lento giuridico-legislativo. Probabilmente bisognerà trovare sui temi del web un'autorità politica, radicata cioè nel territorio, ma che abbia dentro anche delle fortissime competenze tecniche. No? Il tema dell'agenda digitale, c'è questo, ma il governo è esecutivo quello. Quindi anche qui in quella terzietà è da verificare che ci sia quella capacità di normare come se fosse il Parlamento sovrano. Perché poi queste, diciamo, norme tecniche già i governi le fanno, già le fanno fare anche ingegneri informatici, esperti di tecnologia, ma sono regole tecniche che poi talvolta vanno anche a contraddire le norme invece legislative. Chi di voi ricorda tutta la vicenda, prima forse su questi grandi temi, della firma digitale, 97-99, DPCM, regole tecniche, e poi alla fine queste regole tecniche sui temi enormi della paternità della scrittura privata,
della querela per disvelare la falsità della firma, dell'imputazione della, del disconoscimento, norme del codice civile italiano, che venivano derogate da norme tecniche. Forse anche coerentemente, perché come si fa a falsificare qualche cosa che non appartiene più alla fisicità del mio fatto grafico della mia mano? È il PIN, no? Il PIN di un banco, ma non è che l'ho dato ad altri, mannaggia, attività pericolosa, ben mi sta perché l'ho dato ad altri. E quindi non l'ho custodito gelosamente, quindi però il tema dei civilisti era: ma la ripercussione è solo di tipo risarcitorio o anche l'imputazione dell'atto? Cioè, quel contratto è valido perché io non l'ho firmato, mi viene imputato, l'ha firmato qualcuno con la mia smart card, e gli effetti del contratto a questo punto si producono, oppure chiaramente il contratto è nullo, però c'è un tema di risarcimento del danno sull'affidamento dell'altro contraente che pensava che fosse buono, ma invece ormai si va verso l'imputazione dell'atto, non si va sul risarcimento del danno. Ormai la nostra identità digitale è legata alla conoscenza di un elemento segreto che è come il nostro volto. A breve sarà il nostro volto, cioè c'è la possibilità in alcuni casi, ora i sistemi sono sempre un po' misti, no? Un po' c'è l'impronta digitale, un po' c'è l'elemento segreto. Più andiamo avanti, più sarà l'elemento genetico che emergerà come tratto identificativo, e quindi si ritorna alla grafia, perché la grafia mia è diversa dalla grafia di qualunque soggetto presente nel mondo intero, nel mondo intero. E quindi il gruppo di lavoro ex articolo 29 rappresenta il percorso. Eccolo, vediamo un po' da vicino questo diritto all'oblio, perché questo è uno dei contenuti più rilevanti. I regolamenti, in questo caso soprattutto quando derivano da provvedimenti europei, risentono fortemente delle decisioni giurisprudenziali, mentre noi abbiamo il principio che le leggi le fa il Parlamento e i giudici le applicano, e in Europa il meccanismo è diverso, perché quella decisione della Corte di Giustizia già rappresenta una sintesi con riferimento a quel problema, e quindi poi il legislatore, in questo caso europeo, lo fa proprio, ed ecco che poi rientra anche nell'ordinamento interno nel caso specifico, perché si arriva alla forma del regolamento immediatamente attuativo. L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo dei dati personali se sussistono dei seguenti motivi. Titolare del trattamento, obbligo, qui le parole sono pietre, e quindi significa che se non lo si fa si è inadempiente a un obbligo legale, perché è un obbligo che non deriva da un contratto, non da un consenso, da una fonte normativa, e quindi qui ci piglia se c'è il risarcimento del danno, c'è anche oltre il risarcimento del danno sul piano poi penale. I dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati. Evidente che il richiamo alla finalità, che poi è il cuore del tema delle banche dati, perché banche dati è finalità dell'aggregazione di questi dati, e quindi poi la necessità di quel trattamento, è tutto il tema delle banche dati, cioè se esiste una banca dati o non esiste una banca dati è legata alla finalità. Quel tema dei motori di ricerca, del punto debole, criticato anche dal sottoscritto, era proprio il tema della finalità, perché che quell'aggregatore di dati, il motore di ricerca, avesse una finalità legata al trattamento era tutta sua. Qual era la finalità? Qual era la finalità? È come quando va in una biblioteca, una fa ricerca, non è che esiste un'azienda che poi utilizza quei dati per fare marketing o piuttosto per fare indagini di mercato. Quelle sono le finalità. E in questo caso c'era una semplificazione, però diciamo quello è stato superato, la giurisprudenza così ha deciso, e di fatto viene richiamata anche dalla normativa. L'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento. Quindi qui c'è una doppia barriera: il consenso revocato, e qui rientra con forza la promanazione dal proprio diritto
che diventa di nuovo indisponibile a questo punto. L'ha reso disponibile, lo recupera e lo rende indisponibile. Lo rende indisponibile perché revoca, perché se fosse stato per sua natura disponibile non poteva revocare. Io non posso revocare un contratto. C'è un mutuo consenso nello sciogliere, non posso revocare un contratto. Quando invece il diritto è indisponibile, si può rendere a un certo punto disponibile, ma essendo per sua natura indisponibile, lo revoco e lo ritorna nella mia sfera di pertinenza. Questo è un passaggio importante. Questa ambiguità che un po' emerge, un po' ritorna a essere dato intriso della propria personalità. E questa dicotomia che le norme devono essere molto attente, e quindi dire: tu hai deciso di renderlo merce, bene, sappi che però puoi ritrarlo e poi a questo punto recuperarlo in una dimensione intangibile, è una visione elastica. Oppure, un altro dei motivi, l'interessato si oppone al trattamento. Questi sono tutta una serie di meccanismi anche legati ad alcune cause speciali di opposizione al trattamento. L'illecito, l'obbligo legale, perché ci sono in questo caso dei motivi legati appunto alla sicurezza, alla riservatezza, temi che sono interni al diritto dell'Unione o dello Stato membro, qui vengono sempre richiamati Unione e Stato membro proprio perché la garanzia deve essere quella più rigida, più importante, e quindi talvolta c'ha più garanzie lo Stato membro, altre volte c'ha più garanzie l'Unione Europea, proprio per garantire un po' quella doppia velocità all'interno però di un regolamento. I dati personali sono stati raccolti dentro l'offerta dei servizi della società dell'informazione. E se il titolare del trattamento ha reso pubblici i dati personali, e in questi casi è obbligato a cancellarli, va tenuto conto della tecnologia, dei costi di attuazione, delle misure ragionevoli tecniche, dell'informazione ai titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali, della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link che contro la riproduzione della storia delle persone. Qui è un altro contemperamento con diciamo, i dati oggettivi della tecnologia, e cioè viene chiesto un impegno, c'è un obbligo, abbiamo detto, dopodiché c'è una condizione tecnologica che potrebbe aver portato ad aver disseminato questo dato e a renderlo difficilmente recuperabile, e questo è fisiologico. In fondo anche nel diritto di cronaca a un certo punto non è che si vanno a sequestrare tutti gli esemplari dei quotidiani che hanno dato luogo a quella diffamazione. A un certo punto si impone la rettifica e comunque la non distribuzione ulteriore di quel fonte pregiudizievole per la persona che magari ha appunto un'ingiuria, una diffamazione, un elemento penale che non può più circolare perché va a denigrare un soggetto. E questo mutatis mutandis è quello che avviene con la tecnologia. A un certo punto bisogna verificare il contesto tecnologico. Potremmo dire con esimente, è un sano realismo di verificare quali sono poi dentro un obbligo generale le condizioni di attuazione e di rispetto di quell'obbligo. Qui è chiaro che entra in gioco il sapere tecnico, i giuristi fanno un passo indietro e nei contenziosi la perizia, il consulente tecnico d'ufficio sarà decisivo, perché solo lui sarà in grado di dire: guarda, non c'era più il controllo, e non essendoci più il controllo non c'era più il potere di ritirare quel dato. Questi sono passaggi che poi implicano anche i contenuti della responsabilità patrimoniale, e quindi potete capire qual è anche il livello di delicatezza di queste valutazioni. E quando non si applicano invece il diritto della libertà di espressione e di informazione, l'obbligo legale, motivi di interesse pubblico, l'archiviazione del pubblico interesse, l'accertamento dell'esercizio della difesa, di diligenza della giustizia, qui in realtà sono temi che noi conosciamo. Veniva richiamato il decalogo della Cassazione, ma insomma questi sono i capisaldi. Quando ci sta una preminenza di un interesse pubblico e a un certo punto
è capitato, perché io sono entrato nello scenario di una vicenda che mi sfugge di mano, il luogo del delitto dove c'è il passante che involontariamente viene fotografato, fa parte della storia quel passante, anche se in quel momento forse non doveva trovarsi in quel posto. Eppure ormai si è entrati in uno scenario pubblico per cui, volenti o nolenti, non si può più rivendicare la privatezza della propria presenza. Poi c'è il tema dei bambini, in quel caso bisogna comunque non renderli riconoscibili, ma insomma lì parliamo di situazioni particolarmente fragili e una particolare attenzione, ma di per sé quando si entra in questi scenari, e quindi espressione e informazione è proprio questo, quando a un certo punto prevale quella prerogativa dell'informazione globale che prevale anche sulla privatezza del dato, sulla tutela della privatezza del dato. E anche l'articolo 6 qui della direttiva quadro ha tutta una serie di rilievi che sono mutuati dai percorsi giurisprudenziali continentali, l'Italia, la Francia, la Germania e poi del resto questi provvedimenti sono questi gli stati che li scrivono, l'Italia un po' meno, la Germania un po' di più, ma certamente risentono fortemente delle esperienze giurisprudenziali interne, adeguatezza, pertinenza. E il caso Google, qui c'è la decisione, vi lascio poi il testo, che trovate anche in modo più completo il virgolettato, ma questa è l'ordine che ha dato il giudice. Il diritto alla rimozione dei dati contenuti riguarda solo i risultati del motore di ricerca e non le informazioni originali. Non è sufficiente delimitare la rimozione ai risultati dei motori di ricerca con domini europei, ma è necessario filtrare tutti i domini internazionali. Insomma, i primi due principi un po' ve li ho detti, no? Era dire, non abbiamo oscurato il sito continua a esistere, non può però invece essere indicizzato nel motore di ricerca. Questo è il gruppo di lavoro che porta poi al testo del regolamento. E il terzo punto è più interessante, perché all'inizio, caso Google Spain e Spagna non c'era più, però se uno entrava google.uk si ritrovava c'era solo UK, non si entrava solo dal Regno Unito, si entrava pure dalla Spagna. Quindi a questo punto era veramente il segreto di Pulcinella, e quindi per quel lavoro direi particolare a raziocinio ha detto attenzione, non basta che il motore di ricerca, che è il dominio europeo, ma anche quello statunitense, tutti quelli europei intanto, in quel caso era tra l'altro la Corte di Giustizia, quindi la giurisdizione era su tutti i paesi appartenenti, ma quello nordamericano non può continuare a indicizzare qualche cosa che è stato ritenuto su quel principio di stabilimento come materia europea. Stabilimento perché il business era lì, in questo caso, di Spagna. Noi italiani siamo spesso avvantaggiati perché, poiché l'italiano non è particolarmente parlato nel mondo, la lingua rappresenta spesso una delimitazione del mercato, i confini del mercato. Già nei paesi anglofoni è complicatissimo, perché a questo punto non c'è una delimitazione. Invece un'offerta in italiano è ovviamente rivolta in particolare ai cittadini italiani, o comunque a quegli italiani che sono nel mondo, che sono un numero limitato rispetto all'intera popolazione. In altri casi lì bisogna avere anche sono delle verifiche tra le competenze, qui forse non ci sono, non è l'oggetto, c'è tutto il tema economico. Quando Corrino Sica noi sogniamo che il Ministero dell'Università modifichi le classi di laurea e le trasformi in una bella laurea triennale dove dentro c'è un po' di ingegneria, un po' di diritto, un po' di informatica, un po' di economia, perché quello è l'altro tema, l'altra competenza necessaria per delimitare il mercato, e il mercato è decisivo ai fini di identificare lo stabilimento, lo stabilimento è decisivo ai fini di radicare la giurisdizione, la quale è decisiva per applicare questa norma. E quindi quando entriamo nel mercato, lì l'economista serve, perché il tema è tutto legato ai fatturati, al numero di utenti che si sono approvvigionati di quel bene, al valore dei dati che viene negoziato in quel paese tra quelle imprese,
e che hanno riflesso sulla pubblicità di quel paese. Quindi c'è un altro corno, diciamo, delle competenze che si potrebbe arricchire magari in un successivo corso coinvolgendo commercialisti e altri ordini, altre categorie. E l'ambito domestico, che cosa succede parallelamente? Questi sono poi i percorsi paralleli, no? Che poi tutti convergono nella direttiva del regolamento, nel regolamento europeo. E che in realtà già esisteva il diritto all'obbligo in Italia, non è una novità. Nelle riviste scientifiche già si parlava apertamente di diritto all'obbligo, abbiamo tantissimi giuristi, commentatori, e queste sono un po' le fonti, ci sono giudici di merito che coinvolgono la vicenda con la televisione di Stato, quella che insomma era la televisione di Stato, il garante della privacy. Quindi a dire che anche l'Italia sta dentro questa cultura della riservatezza applicata al web e quindi alla necessità di cancellare il dato laddove non più conforme a quegli interessi della collettività. Altro scenario, la portabilità dei dati. E questo è un tema importante perché è legato a un po' quello che per sommi capo, vi ho detto, il conflitto Stati Uniti-Europa. Perché il tema della portabilità di dati ha il convitato di pietra di dire è merce, perché io mica mi porto i dati per custodirli gelosamente, me li porto perché so che questi hanno il loro valore e quindi al di là che mi trasferisco da un'azienda a un'altra come lavoratore, quindi magari voglio, questo chiaramente è stato intangibile, ma c'è invece dietro un valore di quel pacchetto di dati che io voglio in qualche modo trasmettere con tutte le garanzie ad un altro soggetto. E quindi è qui che c'è il riferimento più interessante, l'interessato, quindi parliamo del titolare dei dati, ha il diritto di ricevere un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano. Forniti un titolare del trattamento, ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. Importantissimo questo, perché di nuovo non è più una res, non è più una merce. Le regole della circolazione tipicamente originali che si agganciano alla res, non al soggetto titolare di quella res, cioè a un certo punto la cosa non ha più un nome o un cognome, è come il tema del possesso, a un certo punto io do una cosa a un'altra, finito, appartiene all'altro e ne faccio che vuole. Questo no, questo tipo di bene giuridico risente di quel cuore che lo ha conformato con degli elementi personalissimi che sono riferibile solo ad un unico soggetto fra i 7 miliardi che siamo nel mondo. E quindi circola, ma a un certo punto può, come quell'elastico, tornare indietro e dire fermi, non sei tu titolare del trattamento che hai la sovranità sul valore economico del dato e quindi la possibilità di trasferirlo a terzi, pur osservando tutte le garanzie del caso, non stiamo parlando di una compravendita, stiamo parlando di un fallimento d'azienda, che a un certo punto quell'asset aziendale passa a un altro e rientra invece in gioco il titolare, nel senso l'interessato del dato e non del trattamento. E qui si dice qualcosa anche di particolarmente forte, non ci possono essere ostacoli al trasferimento, si parla di portabilità perché evoca il sistema bancario, no? Il grande tema del fatto che voglio cambiare il conto in banca, un po' di anni fa era complicatissimo, piano piano uno cerca di assecondare questi interessi, no? Come una qualità dei servizi, competizione, e dando in questo caso al titolare la facoltà di cambiare senza tutta una serie di orpelli, vincoli che non rendono più interessante questa circolazione del dato. E quindi senza impedimenti da parte del titolare del trattamento, questo certamente è un punto che poi si riempirà di fattispecie concrete per verificare quali sono gli impedimenti, di nuovo anche di tipo tecnologico, perché l'interessato non è tenuto ad avere la competenza tecnologica. Il titolare del trattamento, tanto più se poi entra in gioco il responsabile, certo che è tenuto ad avere la competenza tecnologica, certo che deve rendere friendly
la gestione di quei dati per l'utente, che invece il Quisco e del Popolo può non avere nessuna competenza. E quindi questo gap informativo tecnologico sta dentro questa espressione senza impedimenti, perché l'impedimento è anche quello che sono un analfabeta elettronico e se non mi spieghi come faccio, io quel dato non riesco a trasferirlo. E però c'è un obbligo, diciamo, di disclosure, di spiegazione di come invece si può fare. Quindi qui entriamo in tutto un sistema di responsabilità da mancanza di informazione, molto simile appunto a quello che succede anche nel sistema bancario. Per rafforzare il controllo dell'interessato sui propri dati personali, questo non considerando, stimolare la competitività nel mercato digitale, evitando il rischio di login, cioè chiudo chiave i dati e me li tengo io e non consento al titolare di poterne fare una, metterli in circolazione. Questa è un po' la l'accountability che è stato già un po' definito, che è il principio della responsabilità. Anche qui addirittura scomodiamo la convenzione del 1981. La 108, questa è la convenzione di Strasburgo, che già, 81, pensate quanti anni fa, parlava dell'elaborazione automatizzata dei dati e quindi anche della qualità e della sicurezza che devono avere questi dati. E per questo dico che è un percorso dove poi i principi erano, non sono innovativi, si riadeguano alle nuove tecnologie, si riadattano anzi alle nuove tecnologie. E anche qui c'era il diritto all'oblio. Ogni persona deve poter ottenere, se del caso, la rettifica di tali dati e la loro cancellazione. Pensate, 1981, Convenzione di Strasburgo numero 108. È sempre un fatto di cronaca di qualche mese fa, 81. Quindi, per questo poi la dottrina anche italiana, Rino se lo ricorda bene, con gli illustri colleghi abbiamo una proliferazione di produzione sul diritto all'oblio. E poi ci sono le guidelines sul protection of privacy, queste sono altre normative di organismi internazionali, l'OCSE, la direttiva che riguarda la politica della sicurezza. Nel regolamento, e stiamo appunto al tema della nostra fonte, viene ampliato i titolari del trattamento. Hanno davvero una responsabilità, diciamo, decisionale, e in questo senso l'altra parola che sta dietro a contabilità, ma che in Italia si rende male, è che questa responsabilità va di pari passo con la professionalità, e quello è un mestiere. Noi quando parliamo, no, di responsabilità non ci rendiamo conto dell'aspetto professionale. E invece il responsabile è una professione, non è soltanto un criterio per valutare a chi attribuire un fatto, lo attribuiamo a chi è responsabile di, no, è la qualifica di un soggetto che deve avere una certa competenza. E quindi qui il grado di responsabilità si compenetra con il livello di competenza. Per questo è rischiosissimo andare a fare questo mestiere se non si ha la competenza, perché si viene valutati come se si avesse invece quella competenza. E quindi non ci sta l'errore scusabile nel dire: ah, questa è una cosa che è inaspettata. No, certo è inaspettata, ma era tra i rischi che si dovevano mettere in conto da parte di una persona competente. Ed è anche il motivo per cui il garante ci ricorda che non bastano dei corsetti di poche ore, di un pomeriggio, perché poi i nodi vengono al pettine. Magari si lavora in quel settore, ma poi a un certo punto è considerato che lì poi le coperture assicurative non ci sono se andiamo fuori dal dettato normativo. Facciamo attenzione a questo discorso giuridico. Se io sono dentro
il range di responsabilità tipico del professionista, certo che c'è l'assicurazione che mi copre, ma se io vado fuori da quel range di responsabilità non esiste responsabilità, che non esiste assicurazione che mi dà la copertura. È chiaro, è come l'amministratore pubblico che fa un atto contro la legge. Non esistono compagnie assicurazioni che coprono quel tipo, e quindi la Corte dei Conti i soldi li chiede al funzionario pubblico di tasca sua, non con i soldi dei cittadini italiani. E questo succede un domani se si esce da quel range. Quindi sono delicatissimi questi aspetti e questi momenti formativi, perché poi appunto i nodi vengono aspetti. Tra un po' di anni ci saranno dei casi giurisprudenziali che diranno che questa persona è totalmente incompetente e impreparata, ovviamente non è responsabile solo lui, ma sono responsabili i soggetti responsabili, i rappresentanti legali dell'impresa che hanno fatto quel tipo di assunzione, probabilmente il titolare che non si è reso conto che aveva dentro una persona inadeguata perché che lui è responsabile, e a cascata delle responsabilità molto ampie. Quindi da questo punto di vista l'agganciare la responsabilità alla competenza significa creare una nuova figura professionale. Il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. E poi ci sarà il responsabile, poi questo corso sarà tutto preso responsabile, quindi io chiaramente non entro poi sul cuore di quello che sarà lo sviluppo, il mio è uno scenario più descrittivo per far un po' comprendere quali sono le diversità di figure all'interno di questo contesto. E la responsabilità del titolare del trattamento, siamo quindi sul titolare, non sul data privacy officer ancora, e tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, quindi tenuto conto di tutti questi elementi, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare, questo è un inciso non irrilevante, perché sostanza diventa prova, e quindi se non c'è la capacità di rappresentare la messa in atto di tutte queste misure, compliance, carte. Eppure è l'unico modo per lasciare traccia del fatto di aver portato in modo ineccepibile avanti quel procedimento. Perché qui c'è scritto che bisogna essere in grado di dimostrarlo. Ed essere in grado di dimostrarlo significa portare un elemento probatorio, è quello più semplice, portare davanti al giudice un atto scritto, una traccia scritta, qualche cosa che rappresenta un regolamento, una linea guida che è stata identificata come la best practice per quell'azienda e che deve essere poi osservata in maniera adeguata. Se non ci sta quell'implementazione, che cosa gli porto un domani che succede qua? Io non ho posto in essere io, sono stato io il titolare del trattamento, ma è stato magari proprio da officer qua ha creato un pasticcio, ma responsabile sono io, perché invece lo scenario, il by design non sono riuscito a definirlo, e a questo punto mi viene chiesto qual è la prova che mi dai. Quindi il titolare del trattamento mette in atto le misure tecniche e organizzative da parte ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Conformemente al presente regolamento, a tutto il regolamento. Quindi la competenza è particolarmente complessa. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario. Se ciò è proporzionato rispetto all'attività di trattamento, le misure di quel paragrafo 1, abbiamo letto prima, includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare di trattamento. Quindi è come se ci fosse una sorta di documento programmatico che poi viene revisionato di volta in volta, proprio perché davanti a un'obsolescenza del dato tecnologico è necessario prevedere che bisogna continuamente aggiornare tutta la documentazione che si rende necessaria per garantire l'applicazione della legge.
L'adesione al codice di condotta e poi l'articolo 40, un meccanismo di certificazione, può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento. Questo è importante perché qui c'è un po' quel tema un po' della giustizia all'interno degli organismi privati, della deontologia, che hanno un livello normativo a questo punto, che non è normativo in termini di delega in bianco del legislatore a un codice di condotta, ma è uno degli elementi probatori che può essere portato in giudizio a dimostrazione che le misure erano conformi al regolamento. Questo è un passaggio importante, perché non è che di per sé discolpa, perché altrimenti sarebbe stato un discorso molto formalistico. Io ho seguito la lettera del codice di condotta e quindi a questo punto, avendoci aderito, è problema mio interno. Invece la legge Gelli, quella che ha riformato tutto il sistema sanitario responsabile medici, invece rinvia proprio come fonte della responsabilità, ha ragione Rinosica. Qui non c'è invece questo meccanismo. È uno degli elementi probatori che può portare a dimostrare un livello di colpa particolarmente lieve, addirittura assente. Il titolare del trattamento ricorre al responsabile del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti e presenti regolamenti e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. E qui c'è il tema della individuazione, potremmo dire l'intuitus persone, l'atto fiduciario, che non è il cliente che si sceglie l'avvocato e poi a un certo punto la causa va male, magari anche perché ha scelto un avvocato sbagliato, perché quello non è avvocato di se stessi, quello sarà l'avvocato di un soggetto terzo. Protezione, attività pericolosa. Quando noi abbiamo nell'ordinamento civilistico responsabilità per un terzo, la nostra responsabilità è aggravata rispetto a quella che fosse l'espressione, la diligenza del buon padre di famiglia nell'adempimento delle obbligazioni, è un retaggio di fare qualche cosa che, sebbene non mi riguardi, perché infatti viene richiamata soprattutto nel rappresentante, nel procuratore, no? Quando uno gestisce affari altrui, però viene chiamata l'esigenza del buon padre di famiglia come a dire: tu stai facendo cose per altri, ma la devi fare come se fosse la cosa più cara che hai al mondo, i figli. È bellissima questa espressione latina, no? L'esigenza del buon padre di famiglia. Tu stai gestendo il patrimonio di un altro, ma come se fossero figli tuoi. E la tua responsabilità verrà commisurata sul grado di diligenza che ci hai messo, che quei sporchi soldi di altri in realtà erano figli tuoi. Questo è il meccanismo che viene richiamato da Tessanova. Responsabilità che riguarda altri. Quindi nella scelta del responsabile del trattamento c'è oggettivamente una colpa in me dicendo. La prospettiva quindi si fonda su queste diciamo sistema di responsabilità e prevenzione del danno. Le criticità è il tema proprio che riguarda l'adesione ai codici di condotta, che forse col caveat che vi ho descritto, che serve più per mitigare la responsabilità che non a un rinvio analitico ai contenuti, ci consente un po' di mitigare una disparità che c'è necessariamente. Figuratevi, non sono i codici di condotta all'interno del singolo Stato membro, ma a livello di paese a paese, perché è evidente che ci sarà una disparità. Ed è proprio per questo motivo che non vengono assolutizzati i contenuti dei codici di condotta, ma invece valgono alla misurazione di quella diligenza nella predisposizione degli strumenti necessari per garantire l'applicazione della legge. Tanti aspetti positivi, il trattamento all'inizio dell'attività, qui non entriamo negli slogan e nelle definizioni nordamericane, certamente il tema della privacy by design è un salto di qualità nella cultura latina, potremmo dire, nella cultura dei paesi del Mediterraneo,
perché noi abbiamo un'altra predisposizione mentale, che è quella dell'emergenza. Cioè, a un certo punto, beh, siamo spesso bravissimi, nel senso più quanti che tanti altri, perché abbiamo fantasia e perché forse siamo anche abituati. E qui non è più la cultura dell'emergenza, qui è la lungimiranza, la formica, la cicala. E quindi è un cambio di rotta culturale che diventa cultura giuridica. Attenti, se poi restate col cerino in mano perché vi siete dimenticati di, vi scottate, ma pesantemente. E quindi questa impostazione, che pensateci prima, significa che c'è un salto di qualità, probabilmente anche dal punto di vista etico, nella gestione di un'azienda, perché talvolta vengono visti investimenti a perdere, no? Anzi, è sicuro che nei bilanci anche di piccole società, cioè tutto inciderà molto, l'investimento sulla compliance, è data per inciderà, e non se ne capirà subito il motivo. E quindi qualcuno lo trascurerà, dirà, vediamo cosa succede. C'è un punto, che è un punto di non ritorno. Magari va tutto bene, e lo speriamo, ma se qualcosa va male, non recuperi più. Non sei in grado di ricreare, scusate l'espressione, le pezze d'appoggio che ti consentono poi di andare davanti a un giudice e dire no, io non ce la fai. È impossibile. Neanche il falsario più capace del mondo sarebbe, perché qui dentro, tanto più se il sistema è presidiato da strumenti informatici, la cronologia, il senso diacronico di tutti gli altri, è impossibile da provare se non c'è stato storicamente. E quindi questo è un po' la responsabilità, perché certamente ci sarà qualcuno che non si adeguerà a questa, cioè saranno tantissimi che non si adegueranno, e ci saranno pure enti importanti che non lo faranno, magari per costi, per motivi di bilancio, quindi anche per motivi importanti. E poi il problema è che se si verifica quel momento patologico, non si ha più possibilità di gestire l'emergenza. Questo è il salto di qualità. Previste garanzie indispensabili al fine di soddisfare i requisiti del regolamento e tutelare il diritto interessato. L'individuazione del rischio di impatti negativi sulla libertà e i diritti degli interessati. L'approccio responsabilizzante coinvolge più soggetti. Titolare e responsabile. Io ho soprattutto marcato la figura del titolare, in corso si entrerà, come immagino, soprattutto la figura del responsabile, ma, ed è proprio il motivo per cui poi qui fermo la mia relazione. Snellimento dei processi, maggiore capacità per le imprese di preventivare i costi connessi all'adempimento delle misure richieste e della privacy. Conclusioni, non ci sono conclusioni. C'è una presa d'atto di un cambio di paradigma. La tecnologia, tutela dei dati personali, la sicurezza dell'individuo, da un lato la protezione, la libertà, la riservatezza, il commercio veloce, rapido e la rigidità, sono categorie che non appartengono più a questo scenario del regolamento. Non ci sono contrapposizioni dentro questo regolamento. Dentro questo regolamento ci sono ruoli. Sono ruoli attori di uno stesso palcoscenico, che gli attori non si contrappongono, a meno che non sia la sceneggiatura che impone quella contrapposizione, ma come ruolo professionale non c'è una contrapposizione tra gli attori, non c'è una rivalità nel momento della performance, ci potrà essere fuori, dove la performance è come un'orchestra. E questa è la filosofia. E quindi bisogna fare anche molta attenzione a non coltivare l'orticello proprio. Perché se si coltiva, dicendo proprio, in un sistema che è concatenato anche con le responsabilità altrui, va a finire che il proprio orticello finisce bruciato, perché l'altro è stato responsabile anche per qualcosa che a te non ti appartiene. Questa è un po' la conclusione che mi sento di trarre. Che non possiamo più ragionare con le dinamiche tipiche, purtroppo, del mondo aziendale, dove c'è forse talvolta anche una sana competizione tra dipendenti, tra personale, tra dirigenti, tra chi vuole portare il risultato. Ci sarà ancora, ovviamente, ma non dentro questo settore. Questo è un settore dove deve esserci un passaggio di pienissima armonia, pena la responsabilità propria per colpa tua,
per colpa altrui. Come se fosse una sorta di responsabilità oggettiva, eh? Come le squadre di calcio che a un certo punto per colpa dei tifosi vengono sanzionate. È molto simile, al meccanismo. E quindi slogan, tecnologia alleata dei diritti e regolamento come tassello del passaggio dall'Europa dei mercati all'Europa dei diritti. Vi ringrazio.